Bentornati sul nostro canale. Quest'oggi vi presenteremo una ricetta che, quando l'ho presentata per cena degli amici, ha riscosso un notevole successo. È adatta sia per degli antipasti come piatto freddo oppure come secondo servita calda. Diciamo calda perché la lasceremo riposare 10 minuti. Ma seguiteci fino alla fine del video, perché vi spiegheremo un paio di trucchetti per rendere la preparazione molto semplice, molto saporita. E mentre sono passati l'elenco degli ingredienti, vi ricordo che li ritroverete nella descrizione. Come nella descrizione troverete il link del nostro blog, dove a breve potrete trovare anche questa ricetta, ma ne troverete tante altre particolarmente sfiziose e ricche di gusto. Ma ora andiamo a vedere la preparazione di questo piatto e partiamo subito con il grattugiare le zucchine che avremo prima lavato. Dopodiché rimuovete la parte in fondo, quella dove c'era attaccato il fiore. Non rimuovete il gambo, questo è il piccolo primo trucchetto, perché riusciremo a grattugiare tutta la zucchina salvaguardando le mani, tenendola poi verso la fine proprio grazie al gambo che ovviamente non andremo a grattugiare. Quindi riusciremo a sfruttare tutta la nostra zucchina. Una volta grattugiata la metteremo da parte, cercando di eliminare l'acqua in eccesso, perché sennò durante la cottura potrebbe far sì che a fine cottura la frittata risulti particolarmente troppo acquosa. Quindi rimuovete l'acqua in eccesso. Messe da parte le zucchine, passiamo a rompere le nostre 6 uova. Le romperemo in una ciotola e, facendo attenzione, non come è capitato a me nel video, che qualche pezzettino di guscio non vada dentro. Se succede questo, poco male lo dovremo togliere. A questo punto andiamo a salare e pepare. Sbattiamo vigorosamente e dopodiché andiamo ad aggiungere le zucchine ed il parmigiano. Piccola nota sul parmigiano: io l'ho lasciato in elenco, ma in questa preparazione non l'ho messo, perché siccome possiamo optare per la farcitura per qualsiasi formaggio, io ho optato per un formaggio particolarmente deciso, che è il provolone piccante. Ovviamente non mettendo formaggio nella frittata ci sarà particolare nota sul gusto del provolone piccante, mentre la frittata con le zucchine risulterà molto molto più delicata. Se volete potete benissimo aggiungerlo nelle quantità che ho indicato. Passiamo ora alla cottura della nostra frittata. Per la cottura abbiamo optato per la cottura in forno, che risulta più light e quindi la frittata risulterà più leggera. Quindi non andremo ad aggiungere olio e non si sentirà quel leggero retrogusto di fritto. Per la teglia prendete una teglia 35x30, che per queste quantità è più che sufficiente. Mettete sul fondo la carta forno. Io nel video l'ho bagnata per facilitare poi la stesura e perché rimarrà più aderente alla teglia quando andrò a versare la frittata al suo interno. Frittata che dovrete stendere e rendere la più uniforme come spessore il più possibile, quindi andrete ad aggiustarla il più possibile in maniera tale che sia uniforme. Ora parliamo di tempi di cottura. Preriscaldate il forno statico a 200 gradi. Una volta che sarà ben caldo, la infornate e la tenete al suo interno per 20 minuti. Quando la sfornate andate subito a mettere dapprima il provolone piccante, in maniera che a contatto con la frittata calda si sciolga, dopodiché andate ad aggiungere il prosciutto cotto. Una volta che avete messo tutto il prosciutto cotto, aiutandovi con la carta da forno, andate ad arrotolare fitta fitta la nostra frittata. Come avete visto in precedenza, io il formaggio non l'ho messo per lungo tutta la frittata, non ho lasciato una striscia esente da frittata, ma solo con il prosciutto. Ecco, iniziate ad arrotolare dall'altra parte. Una volta arrotolata, fatela riposare 10 minuti in maniera tale che il formaggio si sciolga alla perfezione. Una volta trascorsi 10 minuti, potete andare a tagliarla. Se desiderate mangiarla calda, se no aspettate al completo raffreddamento se volete servire un piatto freddo. Comunque sia, tagliatela da fredda se volete servirla come antipasto, invece dopo 10 minuti se volete servirla come un fantastico secondo con del provolone piccante filante al suo interno. E come vedete dalle immagini, con questo cuore di
con questo po' di provolone piccante filante, non ci resta altro che gustarcela. Noi speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta. Cliccate su mi piace, non vi costa nulla e a noi fa molto piacere. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre ricette. Non ci resta altro che augurarvi buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta.